buongiorno a tutti. Beh, devo dire che mi sembra di aver riunito l'intero team di Filmaster Production, no? Con Andrea, che poi di recente ha assunto il ruolo di direttore generale, e quindi ci siamo insomma parlati di recente per Filmaster Events, ma la tua carica qui ha un senso ed un senso strategico. Abbiamo tutti gli executive producer e anche la ricerca regia. Andrea, dici insomma due introduzioni, insomma come state, come è andato questo 2020 e com'è l'inizio del 2021? Siamo bene, siamo sani, vivi e vegeti, e questa video call ne è la dimostrazione. E come vedi, abbiamo portato praticamente, diciamo, le persone che poi costantemente nel day by day seguono il business della production, quindi l'executive producer, e poi ovviamente Michelangelo, come detto tu, si occupa della ricerca e sviluppo. E quindi siamo assolutamente in linea con tutte le nostre previsioni. Come sai, ne abbiamo parlato la volta scorsa, il mercato lo scorso anno ovviamente ha avuto una serie di influenze legate alla pandemia, ma diciamo che sul mondo della production ci siamo egregiamente difesi. Ma preferisco che a raccontare tutte le vicende siano assolutamente loro che sono gli attori principali di questo mondo. Infatti, ecco, insomma, con voi volevo un po' affrontare il tema di questo mercato, del modo, se c'è un modo nuovo di affrontare ovviamente anche le produzioni e come lo fate voi in Filmaster. In considerazione, abbiamo passato appunto questo 2020 con questo grosso problema del Covid, ma ci siamo assolutamente organizzati, considerando appunto la gravità, abbiamo comunque lavorato e ci siamo adeguati assolutamente a tutti gli standard che appunto che conosciamo. Abbiamo applicato i nostri protocolli in collaborazione con la CPA, siamo riusciti comunque a carpire le cose più importanti dell'organizzazione e anche dal punto di vista appunto creativo, siamo riusciti assolutamente a mantenere comunque un livello di qualità altissimo pur lavorando in condizioni veramente estreme. Il 2020 l'abbiamo assolutamente chiuso con dei buonissimi risultati e siamo riusciti a realizzare comunque dei lavori molto importanti, fra cui appunto anche in questo ultimo periodo abbiamo fatto una produzione molto importante internazionale che sarà on air agli inizi di aprile. Poi posso citare appunto una lavorazione importante appunto come quella di Amazon e un'altra delle ultime appunto McDonald's. In questo mercato sicuramente abbiamo dovuto comunque riflettere e spostare appunto il rapporto qualità-prezzo, cioè con bassi budget comunque siamo riusciti comunque a mantenere degli ottimi risultati qualitativi. Andrea Ciarla, che ha seguito la produzione McDonald's di Gabriele Mainetti come regia, è stata molto carina, è stata molto apprezzata. Io in prima persona ho seguito Amazon Prime, che è uscita la serata di Sanremo, e devo dire che un 60 secondi molto divertente, abbiamo avuto dei buoni risultati e siamo almeno... Io e il mio gruppo siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo realizzato. Poi sì, delle produzioni che sono state girate per il mercato estero e che saranno in onda più avanti in Italia, però soddisfatti. Ma cambia, Andrea, il rapporto, insomma, il modo di approcciare il cliente, insomma, che ruolo ha oggi la casa di produzione alla luce di tutti i cambiamenti che sono avvenuti anche nel modo di intendere la comunicazione? La casa di produzione è sempre più un partner e non un fornitore per l'agenzia, per il cliente. Come ho già detto, ci siamo dovuti adeguare a questa nuova realtà e sicuramente abbiamo tutti imparato a lavorare in questa modalità diversa. Noi in Filmaster, in casa Filmaster, possiamo far tesoro delle contaminazioni con le altre società del gruppo, perché sappiamo che la comunicazione è sempre più a 360.
integrati, non c'è più il TV commercial, la campagna stampa o la communication live, è tutto quanto integrato, quindi noi grazie alle società e alla nostra sister company possiamo fornire ai nostri clienti un pacchetto dove andiamo a coprire tutte quelle che sono le varie diramazioni della comunicazione. E devo dire che abbiamo in cantiere un progetto che non possiamo citare, ma che spero che vi potremo annunciare a inizio di maggio, che appunto va in questa direzione, cioè si va dalla live communication con la production, con i contenuti, con quindi degli altri formati che sono dedicati ai social, eccetera, eccetera. In questa direzione è sicuramente importante individuare i talenti giusti, che sono di fatto i registi, che sono sempre più poliedrici, perché devono andare a ricoprire non soltanto lo shooting del TV commercial, ma anche altri formati. Oppure, come abbiamo fatto anche nel passato, andare a individuare una coppia di talenti, e da lì c'è anche la capacità produttiva della casa di produzione di organizzare uno shoot in parallelo con la unit A per il TVC e con la unit B per tutti gli altri contenuti, e sempre più ovviamente i clienti spingono nella direzione di accorpare per ottimizzare i costi, e quindi lì c'è un gran lavoro di produzione, di organizzazione perché ci è successo nel passato che dobbiamo condividere gli attori e le location, quindi fare un salto da il piano di produzione è veramente un puzzle che dobbiamo andare a comporre con attenzione. Insomma, il regista e la regia è sempre stato un po' il cuore, no, della casa di produzione, anche dell'offerta che poi dà il cliente. Visto che abbiamo anche Michelangelo, qui ti chiederei come cambia, ecco, questa ricerca anche alla luce di quello che ha detto Andrea. La ricerca regia ha sempre contraddistinto, devo dirti, la Filmaster come società. Siamo stati in grado poi negli anni sempre di proporre dei registi nuovi, italiani, stranieri, di lanciare qualche giovane sul mercato. In questo momento sicuramente la figura del regista TVC classica, pur rimanendo comunque un punto di riferimento, credo vada affiancata comunque da figure che siano in grado di intendere la comunicazione, come diceva Andrea, un po' più a 360 gradi. Quella che si dice la regia del digital, che poi in realtà sta prendendo sempre più piede per varie ragioni. Devo dirti che in questo momento, in particolare, forse il 2021 può essere veramente l'anno in cui la regia del digital, la regia che è in grado di gestire più componenti, penso che sia una buona occasione per di espansione, ma sicuramente di affermazione di questo tipo di regie. E devo dirti che la generazione dei giovani italiani si difende piuttosto bene, nel senso che abbiamo, a differenza forse di qualche anno fa, abbiamo dei giovani veramente, veramente interessanti che stanno facendo carriera in Italia, ma tanto anche all'estero. Questo ci fa molto piacere, anche perché appunto è ancora attiva la proposta AIR 3, unita di, insomma, film 100% made in Italy, e quindi che se abbiamo talenti, insomma, da rappresentare, è solo che positivo anche alla luce di questa proposta. Assolutamente, è un marchio, quello del made in Italy, che teniamo alto, ma che soprattutto non è una forzatura, ma assolutamente i talenti ci sono. Anzi, mi piacerebbe forse vederli anche di più, nel senso che veramente abbiamo dei registi molto molto interessanti. Questi talenti domestici vanno assolutamente appoggiati e fatti valere appunto anche a livello europeo, internazionale, insomma, in modo che ci sia una crescita anche in questo settore del Made in Italy. Un'esplorazione di talenti inediti appunto anche magari al di fuori del talento canonico, diciamo, no?
appunto, cioè pensare anche a delle figure appunto che possono essere anche un po' distanti e coinvolgerli appunto su dei format che possono essere assolutamente inediti, ecco. E vorrei aggiungere che oltre ovviamente all'importanza della ricerca di nuovi talenti, come diceva giustamente Michelangelo, è fondamentale che dietro questi nuovi talenti ci sia la capacità produttiva di una cassa di produzione, cioè un team di producer, di produzione che sappiano guidare insieme a noi executive producer che siamo in qualche modo l'immagine, ma che sappiano guidare il talento per fare dei bei film, perché il regista più bravo del mondo se non ha alle spalle una forte casa, una grande casa di produzione, inevitabilmente non riesce a fare un bel film. Quindi sembra la chiusura giusta per sottolineare la squadra Filmmaster a cui tutti ci crediamo molto.